In forma salute. Per una salute sempre in forma. Siamo con Damiano Iulio, istruttore di Nordic Walking, e la dottoressa Maria Cristina Cimicchi, responsabile dell'unità specialistica di diabetologia dell'azienda OSL di Parma, per parlare di diabete, alla quale chiediamo: che cos'è il diabete e che danni produce? Ma il diabete è una malattia cronica importante che condiziona un po' la vita di tutti. Conosciamo tre tipi di diabete genericamente: il diabete tipo 1, che colpisce prevalentemente i giovani e che deve essere trattato necessariamente con l'insulina; il diabete gestazionale, che è una forma di diabete che viene in gravidanza e scompare con la gravidanza; e il diabete tipo 2, che è la forma più comune di diabete e che di solito colpisce le persone al di sopra dei 40-45 anni, in modo particolare se hanno dei fattori di rischio come l'obesità oppure una scarsa attività fisica. Quali sono i sintomi del diabete? Ma il diabete è una malattia abbastanza subdola e abbastanza particolare. Il diabete tipo 1 ha dei sintomi al suo esordio, nel momento in cui capita, piuttosto caratteristici. I bambini, per esempio, possono ricominciare a fare la pipì a letto, e questo è un segnale da considerare e da tenere presente per una diagnosi precoce del diabete tipo 1. Per quello che riguarda invece il diabete tipo 2, i sintomi possono essere molto molto vari, non chiari, non facilmente riconoscibili. Spesso infatti facciamo diagnosi di diabete tipo 2 già da qualche anno di comparsa della malattia. In ogni modo, un sintomo che possiamo suggerire come riconoscimento, soprattutto se la persona appartiene ad una categoria di rischio che, ripeto, è essere sovrappeso oppure avere in famiglia altre persone con il diabete oppure fare scarsa attività fisica, uno dei sintomi tipici può essere il calo di peso, la voglia di bere in maniera molto più importante di quello che si realizzi in condizioni normali, e assieme all'aumentato desiderio di bere una maggiore quantità di urina. Possiamo prevenirlo e in che modo? Assolutamente sì, il diabete tipo 2 è una malattia che può essere prevenuta con quello che abitualmente viene chiamato un corretto stile di vita. Se sappiamo di appartenere ad una famiglia a rischio e siamo sovrappeso e non facciamo attività fisica, le prime cose da fare sono quelle di modificare le nostre abitudini alimentari, cominciare a scegliere dei cibi che facciano in modo di farci calare di peso, diminuire il peso, quindi meno calorie, meno grassi, aumentare l'attività fisica, quindi consumare di più e muoversi di più. Ancora, se si sta fumando, smettere di fumare. Quali altri consigli darebbe a chi ha avuto una diagnosi di diabete di tipo 2? Ma intanto affidarsi al proprio medico. E abbiamo una serie di percorsi ben strutturati, che sono i percorsi della gestione integrata, con una interfaccia fra lo specialista diabetologo e il medico di medicina generale. Sia l'uno che l'altro sanno perfettamente come consigliare, quale terapia dare, non necessariamente farmaci. Nella fase iniziale del diabete possiamo curare la malattia, salvo che non sia un diabete tipo 1, anche soltanto appunto con la dieta. Quindi direi affidarsi agli specialisti e affidarsi al proprio medico di famiglia. Al signor Damiano Iulio chiediamo: come si sposa il Nordic Walking con il diabete e che vantaggi porta? Allora, il Nordic Walking è detto anche camminata nordica, quindi è la camminata con l'ausilio dei bastoncini specifici per questa attività. Oggi è una delle attività più indicate dai diabetologi e comunque dai medici che consigliano l'attività fisica e aerobica, proprio perché è un'attività a bassa intensità, aerobica e con bassissimi costi, e poi soprattutto è un'attività che può essere fatta in totale sicurezza in tutte le stagioni, possiamo dire anche praticamente con qualsiasi tipo di clima, dal caldo al caldo torrido, al freddo, e in qualsiasi poi contesto, quindi dalla montagna al mare e alla città. Proprio per questo è indicato tutto l'anno e a qualsiasi, diciamo, tipo di diabete, che sia il tipo 1 e che sia il tipo 2. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie. Ed ora due notizie in pillole. Come soccorrere un bimbo a cui è andato qualcosa di traverso?
Saperlo può salvare la vita. Se ne parla a Firenze sabato 23 febbraio dalle 15.30 al centro giovanile in via Massini 3. L'ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Intervengono la pediatra Valentina Maffini, il direttore dell'unità operativa di gastroenterologia dell'ospedale di Vaio Paolo Ossi e l'infermiera Sara Tigani. Informa Salute vi dà appuntamento giovedì prossimo con Non ci sta più dentro.